fermo, amico! Non ti conviene. Siamo in tre. Ehi, tu! Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale $2000? Già. Ma tu non somigli a quello che l'incassa. Qualche passo indietro. Quant'è che vali adesso? Lo sai, no? $2000. Appunto, $2000. Ah, mica male, eh? Dico di puta che te pario! Non me lo fai, eh? Ti voglio vedere crepare! Di colera, di rabbia, di maiolo nero! Legami, figlio di un cane rognoso! Tirami giù! Oh, guarda, c'è ancora il tempo, eh! Se mi lasci andare ti perdono! Se no, coi vermi negli occhi, ti voglio vedere! Mi sento male, eh! Levami di qui, non ce la faccio più! Mi è andato il sangue in testa! Oddio, oddio, biondo! Acqua! Acqua! Vigliacco, figlio di puttana, ti sai mettere con uno legato, eh? E questo, mi c'hai coraggio, te vai, hai paura, vieni qui, carogna, vieni qui. E chi è questo? Va via un cornuto e ne arriva un altro, che vai tu? Fermo, vai, fermo. Vattene, guarda qui. La riconosci questa faccia? È la tua. La mia? E chi lo dice che è la mia? Sì, arrotola, arrotola. E poi ti dico io dove lo devi mettere. Maledetti gli sceriffi e chi li ha fatti. Gli dai soldi adesso. Giuda! Ti sei venduto la mia pelle. Ma non te li godi, sai? No, non te li godi, perché se c'è un po' di giustizia a questo mondo, i medicine vanno a finire. Tutti, fino all'ultimo centesimo, tutti. Perché sei un bastardo. Tu non lo sai, ma io sì. Lo sanno tutti, tu sei figlio di 1000 padri. Tutti bastardi come te. E tua madre, se lo vuoi sapere, era una... Sei un bastardo! Tu mandi alla forca un povero uomo che non ha fatto male a nessuno. Già ricercato in 14 contee di questo stato, è riconosciuto colpevole dei reati di omicidio, rapina a mano armata contro privati, banche e servizi postali di stato, furto di oggetti sacri, incendio doloso di una prigione di stato, falsa testimonianza, bigamia, abbandono del tetto coniugale e incitamento alla prostituzione, rapimento a scopo di estorsione, ricettazione, spaccio di monete false, uso di carte da gioco e dadi truccati, aggressione e lesioni a danno di privati, pubblici ufficiali di contea, distretto e stato. Pertanto, secondo le facoltà noi concesse, condanniamo il qui presente Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, detto il porco, alla pena di morte mediante impiccagione.
Che il Signore possa avere pietà dell'anima sua. Procedere! A te. Uno, due, tre, quattro, cinque a me. Altri cinque a te e altri cinque a me. Sai quanto vali adesso? No, quanto valgo? $3,000. Il mondo è diviso in due, amico mio. Quelli che hanno la corda al collo e quelli che la tagliano. Solo che il collo dentro la corda è il mio. Sono io che rischio. Perciò la prossima volta voglio più della metà. Sì, è vero che tu rischi. Ma io taglio. E se tu mi abbassi la percentuale... Sigaro? Beh, potrei sbagliare la mira. Ma se sbagli, devi sbagliare sul serio. Perché chi mi frega e poi non mi ammazza vuol dire che non ha capito niente di Tuco. Niente! Già ricercato in 15 contee di questo stato, il qui presente Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez è stato da questa corte riconosciuto colpevole dei seguenti reati. Rapina a mano armata, stupro di una fanciulla vergine di razza bianca, deragliamento di un convoglio ferroviario a scopo di assalto, evasione da quattro prigioni di Stato con ferimento di 7 guardie, traffico illecito di armi ed esplosivi di proprietà dell'esercito. Allora, che hai saputo? Beh, sembra proprio un romanzo. Un reparto di scorta a una cassa di dollari oro è distrutto dai nordisti in un agguato. Si salvano solo in tre, Stevens, Becker e Jackson. Ma chi non si salva è la cassa di dollari. Fanno l'inchiesta e Jackson è assolto. Però guarda caso, dopo un po' sparisce e diventa Bill Carson. Sì, questo lo so già. Quello che so io è che ho capito perché lo cerchi e non vorrei essere nei suoi panni. Dov'è Carson? So che è tornato ad arruolarsi e ha perso un occhio in battaglia. C'è una certa Maria che può dirti di più. È una baldracca che sta con lui. Dove la trovo? Già, come si chiama quel posto? Eppure è un nome facile. Santana. Addio, mezzo soldato. Spacciato per guida, avendo riscosso in anticipo il compenso dell'intero viaggio e avendo quindi abbandonato la carovana nel territorio di caccia degli indiani Apache. Abigeato. Povero diavolo, che cosa terribile deve essere. Non basta una corda a fare un impiccato. Cosa volete dire? E anche uno straccione come quello ha il suo angelo custode. Un angelo biondo che veglia su di lui. Alla pena di morte mediante impiccagione. Possa il Signore avere pietà dell'anima sua. Procedere. Non si sbaglia quando in fondo alla corda ci sto io. Tu ce l'hai mai avuto una corda al collo? Beh, t'assicuro che quando si mette a stringere tu senti già il diavolo che ti morde le chiappe.
Sì, è pericoloso. Hai ragione, scendi. E poi c'è da considerare che un ladro di polli come te non varrà mai più di $3,000. Come sarebbe a dire? Che con un uomo come te, francamente, non c'è futuro. E allora? E allora sciolgo la società. No, no, ho detto la società, tu resti legato. E i $3,000 vengono con me. Di tutte le più luride, fetenti porcate che il più lurido... Il paese più vicino è a 70 miglia da qui. Se risparmi il fiato, uno come te ce la può fare. Scusa, eh? Pigliacco, Giuda, traditore bastardo! Vieni qui! Dove vai? Scendi da cavallo, se sei un uomo! Scendi da cavallo! Torna indietro! Se da quanto ti strappo il cuore me lo mangio! Ti spello vivo, ti impicco con le tue budella! Io ti ammazzo, ecco! Ti ammazzo! Che ingrato, dopo tutte le volte che ti ho salvato la vita. Ma Biondo, ma che fai? Ma che te ne vai? Aspetta! Biondo, senti! Aspetta! Icono la gran puttana!